Ciao, benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo del K-Watch Glucose CGM. Che cos'è? Cosa serve? Cioè, che cos'è? Sapete già. Se avete già visto il video su quale smartwatch usare per leggere glicemia, lo sapete già. Ma prima, io mi chiamo Emanuele, sono uno studente di medicina che ha 22 anni, sto finendo il secondo anno di medicina e convivo con il diabete tipo 1 da più di 15. Prima di cominciare con il video ti ricordo anche di iscriverti qua sotto. Di schiacciare sulla campanella per stare aggiornato sulle novità del canale e perché la maggior parte di voi non è iscritto, cioè il 70% di quelli che guarda i video non è iscritto e tantomeno mette né tantomeno attiva la campanella e non va bene questa cosa, anche perché a voi non costa nulla. Seconda cosa, ricordo che questo canale parla quindi di video a tema diabete, della gestione del diabete, terapie, sport e diabete e di un sacco di altri video che ti aiutano nella tua gestione del diabete per migliorare il tuo rapporto con la malattia. Quindi trovate un sacco di video se schiacciate sul canale perché non è che i video vecchi valgono meno dei video nuovi, anzi contengono un sacco di informazioni utili e io evito di fare video di nuovo sulla stessa cosa. Per chi non sapesse cosa sia il K-Watch Glucose, CGM, è uno smartwatch, tipo questo, che però avrà il compito di funzionare come un CGM, cioè come un Dexcom, cioè o un FreeStyle Libre 3, che tra l'altro sono usciti da poco e speriamo di poterli avere tra poco anche in Italia. Per quanto riguarda il K-Watch Glucose, andiamo per punti. Innanzitutto, cos'è che vi ho già detto nel vecchio video, così abbiamo tutte le stesse informazioni, sia chi è la prima volta che arriva sul canale e vede questo video, sia chi ha già visto il video vecchio può saltare questa breve introduzione. Praticamente sappiamo che sarà uno smartwatch che misurerà la glicemia dal polso, girerà come un CGM, però avrà la figata che non forerà la pelle, quindi oltre a inviare ogni 5 minuti di glicemia avremo un orologio che potrà quindi essere tolto e rindossato all'occorrenza e che non forando la pelle avrà delle punte che però non bucheranno la pelle e forniranno soltanto una lieve pressione sulla pelle. Al momento sono ancora in stadio di sperimentazione, ma ora veniamo alle cose che ancora non sappiamo. Questa sperimentazione aveva una serie di criteri che vi leggo per comodità. Allora, criteri di inclusione, uomini o donne, soggetti con diabete di tipo 1 o diabete tipo 2, che ce l'hanno da un periodo maggiore o uguale ai 3 mesi, pazienti che utilizzano soltanto strumenti Dexcom, soggetti adulti che hanno 18, quindi che vanno dai 18 ai minori di 80 anni, che abbiano un BMI minore di 40, quindi il BMI è il Body Mass Index e 40 è quello di obesità grave, mi sembra, comunque magari vi lascio una scala da qualche parte. Soggetti che non prendono analgesici, antinfiammatori, antistaminici, bla bla bla. Soggetti che sono autosufficienti, hanno comunque una certa dimensione del polso. Questo potrebbe essere, ad esempio, un problema. Il polso varrà per tutte le dimensioni di polso, perché qua vanno dimensioni dei 16 e 21 centimetri della taglia del polso, immagino se ci si riferisca al cinturino, ma dato che dovrà appoggiare qua per misurare le glicemie, ci saranno diverse dimensioni, come funzioneranno? Boh, ancora non lo sappiamo. Riesce a parlare le leggi inglesi ovviamente e chi ovviamente ha firmato il foglio per il consenso informato per entrare nello studio. Tra l'altro a voi non interesserà minimamente, ma io ho appena fatto un esame che parla proprio di queste due cose, cioè delle sperimentazioni, quali sono i vari protocolli da seguire, cosa fare, chi li approva, eccetera, eccetera, e ovviamente quanto riguarda il consenso informato del paziente. Ma a voi questo non fregherà nulla, quindi andiamo avanti. L'azienda che sta facendo questa sperimentazione si chiama PK Vitality e spera di poter rimettere sul mercato tra il 2022 e il 2023. Da quello che ho visto io, la sperimentazione è finita a fine giugno 2022, quindi adesso trarrà la loro analisi e penso che uscirà o per gli ultimi mesi del 2022 o credo metà 2023. Ecco, come vi dicevo, adesso questa parte la leggo perché me la sono scritta per essere un pochino più preciso. Il K-Watch Glucose è dotato di una parte monouso sul fondo che è stata chiamata K-Epsule. Che fantasia. Questo componente presenta i sensori e i micropunti necessari per misurare i livelli di zucchero nel sangue. Anche se chi lo indossa potrebbe sentire una leggera
Anche se chi lo indossa potrebbe sentire una leggera pressione, non c'è nessuna rottura della pelle e quindi nessun dolore. Il K-Capsule è progettato per un uso continuo e il K-Watch Glucose è resistente alla doccia, ideale per essere indossato durante l'esercizio fisico. Tuttavia il cerotto deve essere sostituito ogni 7 giorni. Quando parlo di cerotto parlo appunto di questa parte che viene chiamata K-Capsule, che è intercambiabile e andrà cambiata una volta ogni 7 giorni. Quindi immaginate che sia un po' meno di quello che è un sensore. Ora vorrei sapere se il cerotto ogni 7 giorni e l'orologio ogni quanto, perché ad esempio sarebbe un problema se tutte le notti tu lo devi togliere per metterlo in carica. A quel punto lì resteresti dalle 8 ore scoperto senza monitoraggio della glicemia. Oltre a misurare i livelli di glucosio in sangue, il K-Watch offre tipiche utilità di smartwatch come monitoraggio dell'attività, monitoraggio delle frequenze cardiache, monitoraggio qualità del sonno. Può essere anche utilizzato per far scattare un allarme se chi lo indossa soffre di un episodio di ipo o iperglicemia. Vi lascio tra l'altro un link qua sotto in descrizione per poter vedere, o nel primo commento, per poter vedere e leggere quello che dicono gli sperimentatori sul proprio sito e vedere un video di come viene utilizzato. Non si sa quanto durerà la batteria dell'orologio, ma deve essere sostituito il cerotto ogni 7 giorni. Come freestyle libre, misurare la glicemia tramite liquido interstiziale, anche se non ho la minima idea di come ci riescono senza bucare la pelle. Questi sono esattamente gli appunti che mi sono preso e mi sono scritto riguardante questo tipo di orologio. Ora, ci sono ancora un sacco di domande, se non c'è non è ancora uscito questo prodotto, è una bellissima novità, sicuramente il prezzo, non so se l'ho già detto, sarà di 199 euro al lancio, per cui mi rendo conto che non è un prezzo basso, però se pensiamo ad esempio il Dexcom più il trasmettitore, non è un prezzo proprio bassissimo, perché ok che il trasmettitore lo cambio ogni 3 mesi, però ha un prezzo, adesso non mi ricordo quanto sia precisamente, però mi ricordo che era bello alto il prezzo anche del Dexcom. Quindi ovviamente andranno fatte tutti quelli che sono le analisi, gli spunti ovviamente a livello soggettivo su quello che è ad esempio lo stile di vita di una persona, se si troverà bene oppure no, se poi magari ti piace o se tu lo guardi e dici fa schifo, non lo voglio mettere. Quindi sono tutta una serie di cose da valutare che si potrà fare solo quando effettivamente questo orologio, questo smartwatch sarà sul mercato. Ti ricordo in ogni caso che se non ti sei ancora iscritto iscriviti, commenta, se il video ti è piaciuto metti un mi piace e commenta, puoi commentare chiedendomi quale video preferiresti affrontarsi oppure un tema che non è ancora stato affrontato sul canale ti piacerebbe approfondire. Ti ricordo anche che sul canale trovate diversi video che magari risolvono una tua domanda, un tuo dubbio sulla gestione della glicemia e sulla gestione della terapia del diabete, gestione generale della malattia o come comportarsi in alcune situazioni. Io ti do tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!